Amici miei, buongiorno. Sono circa le 12 del 21 aprile. Ieri, 20 aprile, i dati dell'emergenza sanitaria sono stati particolarmente allarmanti. In tutta la provincia di Foggia, 14 casi di positività, 7, cioè il 50% dei quali a Cerignola. Chi segue sa che io quasi quotidianamente ho fornito i dati che venivano comunicati dal centro operativo comunale e mai ho mancato di raccomandare l'osservanza delle disposizioni dell'autorità. Resto su questa posizione. Ma devo aggiungere qualche cosa, credo interpretando il sentimento un po' di tutti quanti. Di fronte a dati così allarmanti, così pesanti, non possiamo accontentarci di questa tiritera, state a casa, state a casa, state a casa. Noi stiamo a casa. Però voi diteci, state tracciando la mappa dei contagi? State a casa. State tenendo il diario dei contatti dei contagiati per ciascun contagiato? State a casa. State facendo tamponi? State a casa. State controllando coloro che stanno in quarantena per vedere se rispettano questa quarantena, non sono tantissimi, non dovrebbe essere difficile controllarli. Il problema è che non ci dice niente nessuno. Le autorità sanitarie tacciono in maniera totale, assoluta. Una guida politica amministrativa in città non esiste, noi non sappiamo nulla. State a casa, e questo l'abbiamo capito. Ma vorremmo sapere qualcosa in più. C'è un focolaio particolare. Che sta succedendo all'ospedale di Cerignola? Quali sono le informazioni che i cittadini devono avere per capire qual è il fenomeno? Perché Cerignola rappresenta il 50% dei contagiati in provincia di Foggia? Non ci trattate come pecore, non ci dite soltanto state nel recinto, aggiungete qualche informazione. Questa comunità non ha voce? E allora proviamo tutti quanti insieme a far arrivare a chi di dovere, al presidente Michele Emiliano, questo appello. Emiliano si preoccupa di andare a votare il 20 luglio, così è sicuro che viene rieletto, ma il problema nostro oggi non è questo. Noi abbiamo diritto di sapere che cosa sta succedendo. I dati saranno sensibili, tutto quello che volete, ma noi dobbiamo avere qualche indicazione in più. Non ci potete trattare come delle pecore. Dovete darci maggiori ragguagli, maggiori informazioni. Dovete attivarvi per capire come mai su 14 contagiati ieri nella provincia di Foggia, 7 sono a Cerignola.